pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci riporta al Natale con Maria, Giuseppe, il bambino Gesù e i pastori che per primi erano andati a Betlemme per vedere quell'avvenimento, quel bambino che era nato per tutta l'umanità. E allora le nostre riflessioni devono concentrarsi sugli aspetti che il racconto del Vangelo pone alla nostra attenzione. Intanto quel bambino si chiama Gesù e Gesù significa Dio salva. Dio ci salva. Ci salva dal peccato, dal male, perfino dalla morte e da ogni situazione negativa che possa colpire la vita di ciascuno di noi. Dio in Gesù Cristo ci salva anche a motivo del fatto che Egli vuole portare a compimento in modo felice la nostra identità e la nostra esperienza umana. L'uomo raggiunge la sua pienezza di bontà, di positività, di felicità, proprio grazie alla persona di Gesù Cristo. E poi, come abbiamo sentito dal racconto del Vangelo, ci sono i pastori che arrivano a Betlemme attirati da quel bambino, stupiti, meravigliati per ciò che avevano visto e diventano i primi testimoni del Signore Gesù Cristo. Proprio loro che erano considerati 2000 anni fa delle persone inaffidabili, delle persone impure, cioè degli uomini ai quali mai e poi mai Dio avrebbe potuto rivelarsi. Eppure i pastori diventano i primi testimoni di Gesù Cristo per dire che la salvezza è arrivata per tutti gli uomini, senza alcun tipo di esclusione. Anzi, i poveri, gli umili, gli emarginati diventano i prediletti da parte di Dio, da parte di Gesù Cristo. E poi c'è Maria, la Madonna, ed è significativo che la festa di oggi, 1° gennaio, sia dedicata proprio a lei. È la festa di Maria, oggi Madre di Dio, Madre di Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio nella stessa persona. E il racconto del Vangelo ci dice che Maria conservava tutte le cose riguardanti quel bambino nel suo cuore, le metteva insieme accuratamente, come se stesse intessendo qualcosa di grande, di importante, un bel affresco riguardante proprio quel bambino che lei aveva dato alla luce. Ecco allora che Maria conservava nel suo cuore, e cioè meditava, approfondiva, teneva proprio ben fissi tanti aspetti, tanti fili, come si diceva, preziosi, importanti, unici. Metteva tutto insieme,
metteva insieme degli aspetti buoni, belli, positivi, straordinari riguardanti quel bambino e riguardanti anche la missione che il Signore Gesù avrebbe compiuto. Anche noi all'inizio del nuovo anno siamo invitati a fare in modo di immagazzinare, di mettere dentro nei nostri cuori delle cose belle, positive, degli aspetti che ci ricordino cose buone, importanti, belle, significative, che rendono positiva la nostra vita, perché è soltanto con questi aspetti che noi possiamo andare avanti in maniera più sicura e più spedita nella nostra esistenza. Solo se ci sforziamo di davvero raccogliere e far nostre delle realtà belle che appartengono alla nostra vita, alla vita degli altri e alla storia dell'intera umanità. È ciò che è bello, buono e positivo che ci consente di andare avanti nella nostra vita, perché tutte queste realtà ci rimandano direttamente a Dio, che è l'autore di ogni cosa buona che Egli mette a disposizione per noi uomini. E poi, una volta raccolte dentro di noi tutte queste realtà, come ci ha ricordato la prima lettura, dobbiamo fare in modo che la presenza di Dio brilli sui nostri volti, nelle nostre vite. Dobbiamo fare in modo che anche noi, come i pastori, diventiamo testimoni attraverso la nostra vita, le nostre parole, ma soprattutto i nostri gesti, delle grandi cose che Dio continua a fare nella nostra vita e nella nostra esperienza di uomini. Credo che questo sia l'augurio più bello all'inizio dell'anno nuovo: cercare di coltivare l'attenzione per cose belle, per i doni dell'amore, della pace, della giustizia, della gioia, raccoglierli nei nostri cuori, nelle nostre persone e poi farli brillare attraverso la nostra testimonianza, una testimonianza che renderà felici le nostre vite e che potrà consentire agli uomini e alle donne che ci vivono accanto di poter guardare verso il futuro con un po' più di speranza, un po' più di ottimismo.